Allora, state calmi tutti, state calmi tutti, dimenticate quello che state per vedere. Mamma mia, raga, ringraziamento, 200 iscritti, dopo 3 anni di purgatorio, dopo 3 anni di purgatorio, anzi 4, riusciamo a arrivare a 200 iscritti, mamma mia, tu ridi. Tutti quelli che siete su YouTube, io conosco tanta gente, non è facile, direi fare un mazzo così, posto giusto, momento giusto, pizzico di fortuna, non avere un po' di sfortuna e andare avanti. Raga, 200 iscritti, incredibile, ce l'abbiamo fatta, pazzesco, incredibile, veramente, un sogno che si realizza. Il primo, uno dei tanti obiettivi che vuole su YouTube. Madonna, ragazzi, adesso vedete una delle tante puntate, ragazzi, una delle tantissime puntate su questo canale. Chi era Edelman? Quando tutto ebbe inizio? E come si facevano i video nel 2013? Perché sì, perché la storia inizia nel gennaio del 2013. 5 anni fa ebbe tutto inizio. Tutto. Dai primi video. Ma oggi vi mostro un pezzo veramente forte. I video vecchi, i fans che mi conoscono già dal 2013 hanno detto carica i video vecchi. Ok. Però in ricambio, ragazzi, in ricambio sempre un speciale. Sempre un speciale. Altrimenti niente. Oggi abbiamo raggiunto i 200 iscritti, sono soddisfatto, vediamo il video e ditemi la vostra, analizziamolo insieme. Allora, innanzitutto i video si facevano, tutto ebbe inizio grazie a Zeb, io ero un gran stimatore di Zeb, oggigiorno diciamo che non guardo tanti youtuber più e quindi ho iniziato a fare video come Zeb. Sai che vuol dire il bimbo Zeb? Ecco, io ero il bimbo Zeb 89, il piccolo Zeb 89. Sigla uguale a Zeb 89. Vedi, ho copiato uguale. Partiamo. Ciao ragazzi, ecco. Allora, si parte il video veramente forte, con un rumore proprio qua. Ciao ragazzi, ecco. Prima di questo video vi volevo dire un paio di cose. Niente, questo video si basa di Harlem Shake, che ha ricevuto un grande richiesta di persone anche Vabbè, cose dai, adesso nuova, tutti Harlem Shake, dura 30 secondi, quindi molto corto, cioè non offenderti, vedete, è da scopo finto, quindi per divertire un po', quindi che scopo finto, mamma mia va. Questo è marzo 2013, qua. Che questo video che vedrete è da scopo finto, quindi scopo finto, cioè, ma raga, mamma mia, ma di che stiamo parlando? Cioè? Quindi per divertire un po', quindi niente sul serio. Ovvio, Ma è ovvio che non è niente sul serio, è ovvio, se Harlem Shake, come vuoi essere serio? Vabbè, dai, non capisce niente sto qua, non capisce niente. Sì, niente, ma perché dico questa cosa? Sì, E perché lo dici? Sì, perché c'è gente che forse qui in Slovenia no, ma dalle altre nazionali, ok, non voglio offendere. E l'hai offeso le altre nazioni, l'hai offeso. Raga, questo è appena l'inizio, raga. Questo è appena l'inizio. C'è questo è appena il primo video, ragazzi. Allora, ci abbiamo, voi non avete idea, non ci sono pochi video, ci sono un bel paio di video. Scopo finto, quindi per divertire un po', quindi niente sul serio. Voi dite, ma perché dico questa cosa? Sì, lo dico, sì, perché c'è gente che forse qui in Slovenia no. E che cavolo stai a dire, Robe, se non hai capito niente? Ma cosa cavolo? Raga, cioè, per farvi capire, no? Cioè, noi ridiamo e scherziamo, ma quella volta non è che... Cioè, quella volta si rideva, non è che adesso si scherza, ovviamente. Cioè, oggigiorno, ma... Forse qui in Slovenia no, questa ma... frase, proprio. Dalle altre nazionali, ok, non voglio offendere. Beh, lasciamo stare adesso tutto questo, niente. L'hai offese. Vi auguro una buona visione di questo video di Harlem Shake.
Mamma mia. Allora, l'introduzione, insomma, è stata molto, cioè, voglio dire, era meglio che non si faceva l'introduzione. Ma guarda che livelli, eravamo già imbarazzanti. Allora, ragazzi, Harlem Shake. Chi non si ricorda di Harlem Shake? E ovviamente c'è stata la richiesta quella volta, l'abbiamo fatto. Partiamo. Harlem Shake. Non so adesso, ragazzi, come la reaction. Partiamo. 3, 2, 1. Vai, buona visione. Con lo terrorista. Pam pa da 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 pam pa da 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 Ovviamente c'è gente che questo video lo vedrà, che ancora mi segue su YouTube e mi farà piacere. Ovviamente ci saranno i fuochi d'artifici, le celebrazioni, il video che se ne parlerà, ovviamente, ma cioè, raga, questo è stato il video proprio quello che ha spaccato letteralmente. Il video dice tutto, il video parla molto chiaro. Questo, ragazzi, è solo l'inizio. Questo è stato proprio questo è uno dei video più corti in assoluto nella storia. Perché io facevo i video dai 20 ai 30 minuti. Come li facevo 89? Dio, cazzo, cioè 20-30 minuti proprio. Mamma mia. Questo è solo l'inizio. Questo è solo l'inizio, questo è solo l'inizio. Chi era EVE99 nel 2013? Lo scopriremo ancora nei prossimi speciale 300 iscritti. Dunque, iscriviti al canale. Iscriviti al canale, 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 al canale. Se vuoi venire ancora, prossime tante, tante, ma proprio le battute, quelle forti di EVE99, che proprio c'è, che viene davanti alla telecamera. Ciao ragazzi, ciao a tutti, e oggi siamo in questo nuovo video, e oggi parleremo, sapete che parleremo oggi? La crisi vale anche per Eben-Man. Ma dai, ma fatti. E inizio, e parliamo della crisi in Slovenia. Io parlo della crisi in Slovenia, sì, perché io me ne intendo più di te. Tantissimi video, ci sono, mia cartella di EVE99. Praticamente il piccolo mini copiatore ZEP89. Una storia veramente che, mi hanno detto in tanti, quei video vecchi sono proprio leggendari. E infatti, ragazzi, qui è il primo video. Spero vi sia piaciuto. 200 iscritti, statemi bene tutti. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo big video. Statemi bene. Un bacione a tutti.